Mi serve un minuto. Harry ha i superpoteri. È successo tutto così in fretta. Io... Aspetta, cos'è? Ehi, ricevo un segnale strano da uno Spider-Bot. Ah, anche tu. Genki, stai testando qualcosa? Stavo giusto per chiamarvi, ragazzi. Ne sono apparsi diversi sulla rete di Punto in Bianco. Usano degli strani protocolli wireless. Controllo, vi tengo aggiornati. Pungente. Ora carico i dati sul server. D'accordo, terrò gli occhi aperti. Mandami i dati quando li trovi. Proverò a identificare chi li ha creati. Ehi, hey, Notte in Bianco? Ehi, hey, MJ. Io e Harry siamo rimasti svegli per lavorare sulla tuta. E abbiamo esagerato con la pizza. È stato forte. Proprio come ai vecchi tempi. Ma dimmi... Qual è il ragno radioattivo di Harry? Non avevo mai visto niente del genere! È un esoscheletro che cancella ogni traccia della sua malattia! Questa volta il dottor Connors si è superato! È incredibile! Bel tempismo, visto quello che è successo al parco. Abbiamo qualche indizio per rintracciare Tombstone? Non ancora, ma mi faccio sentire appena scopro qualcosa. Oh, sei la migliore! Sì, lo so. Ok, e adesso? Non sappiamo. Ehi, hey, Yuri! Ho localizzato i seguaci della fiamma in una vecchia clinica di Chinatown. Andiamo insieme, potrebbe esserci il loro capo. Vuoi andare lì a fare una strage? No, se non mi costringono. Ascolta, quella setta deve essere fermata. Puoi venire ad aiutarmi, ma non sentirti obbligato. Se ci andassi potrei controllarla. Cacciatori in appostamento? Non nel mio quartiere! Quanto manca all'attivazione dell'occultamento? Due... Oh, il ragno nel mio! Oh, la vostra tecnologia vi ha lasciati a piedi! Uso una granata! È ferito! Il vostro Vitola ha qualche problema. Ci penso io. La prossima volta appostatevi in strada, come i criminali normali. Ehi,
Ehi, ragni, ho qualcosa per voi. Questa è la posizione. Felicia! Ehi, Felicia! Ho sentito parlare della fonderia Steel a Williamsburg su una radio che ho rubato ai cacciatori. Tombstone è lì e potrebbe avere bisogno di voi. Grazie. Per fortuna stai bene. Sei arrivato a Parigi in tempo? Sì, certo. Ma mi sentivo in debito con voi. Anche se l'altro Spider-Man non si è neanche degnato di venire. Sì, a proposito... Risparmiati le spiegazioni. È tutto ok. Il tuo amico è un grande, comunque. È così. Grazie per la dritta. Dubito che sarei riuscito a trovare Tombstone in tempo senza di te. Sì, grazie. Cerca di essere prudente. Quei pazzi vestiti da cani non mi coglieranno più di sorpresa. Ciao, ciao, ragni. Miles, faccio io. Rischi di bucare la scadenza del saggio. Ma se... Se ci sarà lì, penserò io a lui. Spider-Man può aspettare. Miles no. Ok, ma... Teniamoci in contatto. Spero che la dritta di Felicia sia vera. Devo trovare Tombstone prima che Kraven lo cancelli dalla lista. È entrata qui dentro? Non credo. Come funziona questa storia? Si fa squadra insieme o... Da quanto segui questi tizi? Da qualche tempo. Avevo sentito voci. Lasciano scie di cadaveri e pensano solo all'ora scarlatta, qualunque cosa sia. Un localino zozzo Hell's Kitchen? Wow, è venuta... È venuta fuori male. Chi parlerebbe così? Non io. Non dovremo attendere. No! Spaccone! Come facciamo a riconoscere chi tra loro è il capo? Questi tizi non vanno per il sottile. Diamo un'occhiata in giro. Non credo che siano qui da molto. Un mese al massimo. È il tizio che voleva lasciare la setta. Se è furbo, avrà lasciato lo Stato. Sali, passiamo da qui. Stendiamo i membri della setta e proseguiamo. Ci sto. Ehi. È passato quanto? Un anno e mezzo da... Come te la sei passata? Risparmiati le chiacchiere inutili. Siamo qui in missione. Sei con noi da poco, vero? Che ne pensi, libro della fiamma? Incredibile. Ora vedo il mondo sotto una nuova luce. Quando potrò incontrarlo? Molto presto. Non sono chiacchiere inutili. Ero in pensiero per te. Sto bene. Prima ero arrabbiata. Superficiale. Ma ora va meglio. L'idolo degli stolti. Come fai a sapere che è Spider-Man? Perché la fiamma ne è certa. Si è mai sbagliato prima? Se sei in preda ai dubbi, allora ti consiglio di bruciarli. Noi pretendiamo fiducia assoluta. Superficiale come l'anno scorso quando hai ucciso quel sicario della mala. Mi chiedevo quando ne avresti parlato. Dicevo sul serio allora. Vuoi consegnarmi alle autorità? Provaci. Rilassati. Cos'è successo qui? Oh.
pausa. Ancora nessun segno del loro capo. Andiamo. È chiusa. E forzarla farà solo scattare l'allarme. Non servono chiavi. Deve esserci un modo per aprirla qui intorno. Sembra che i novizi vengano abbinati al reclutamento. Un buon modo per tenerli d'occhio. Fidati della fiamma. Il dubbio è umano, ma la fiducia è dei degni. Fidati della fiamma. Il dubbio è umano, ma la fiducia è dei degni. Credo di aver capito. Ehi, che ne pensi di questa roba? E questa è una cosa buona o cattiva? E come fa a sembrarti buona? Credono che ci fosse un legame tra Nuform e il respiro del diavolo. O almeno così sembra. La setta usa i tatuaggi per indicare il rango degli adepti. E sono sempre abbinati all'atto del reclutamento. Aspetta, ho un'idea. Vuoi condividerla con la classe? Guarda e basta. Ho capito. La porta si apre solo quando rileva due tatuaggi abbinati. Ecco il mio. Chi hai visto con un tatuaggio di Efesto? Ti prego, non svegliarti. E non è il tatuaggio che mi serve. Ottimo. Sto imparando davvero molto, sai? Ecco fatto. La seconda volta è quella giusta. Allora, hai qualche tatuaggio? Solo uno con la lapide di Spider. Io, davvero? Se scappi un'altra volta, non sarà così clemente. Onora la fiamma, poiché tutto brucia. Poiché tutto brucia. Sentito qualcosa di familiare? Non saprei. Bene così. Ora pensiamo ai prigionieri. Ti tireremo fuori. I comandi della porta sono nella stanza più avanti. Quanti adepti ci sono lì dentro? Io non lo so.
ti porteremo fuori appena possibile. Ti prego, non dovrei neanche essere qui. Riusciremo a salvarti. Se la fiamma vorrà. Ehi, tutto ok lì dentro? Ehi! Siamo qui per te. Non urlare! I comandi sono nella stanza accanto. Se passiamo dalle porte, qualcuno ci vedrà. Se questi sono i seguaci della fiamma, quello che parla è la fiamma in persona. Non credo. È ancora degno. Spogliamoci di ogni dubbio mentre onoriamo il passaggio di questo ardente da Tifone a Efesto. Va tutto bene? Sembri un po'... Sto bene. Non dovrai più nascondere la tua vera natura, poiché d'ora innanzi il resto del mondo non potrà farti alcun male. Non c'è altro modo per uscire dalla stanza. Speriamo che non ci sia solo il salvaschermo. Il marchio è spada e scudo insieme. Sarà la tua prima difesa e al contempo la prima arma. Perché attesta la vita che la fiamma ripone in te. Una cosa che non abbandonerà. Confida nella fiamma, perché tutto brucia. Dalla notte dei tempi non esiste verità più pura. Mai dimenticare, perché l'ora scarlatta sta per giungere. Verrà mai a un'altra cerimonia? L'ora scarlatta è vicina. Lo sai anche tu. Le sue responsabilità crescono di giorno in giorno. Certo. E quando avrà finito, si unirà a noi. Per sempre. Dopo settimane ancora non ho ricevuto la chiamata. Ho dato tutto per la fiamma. Tranne la tua fiducia. Verrà anche il tuo marito. È stato qualcuno? Sì, certamente. Sì, così. Di nuovo. Possiamo stare tranquilli. Buon per te. Se lo sento un'altra volta... Alzati prima che la fiamma ti veda. Sogni d'oro. Vedi i comandi di apertura? Non sono sicura. Deve pure esserci un modo di aprire quelle celle. I cavi delle celle conducono qui. Il libro della fiamma? Una lettura appassionante.
nostri incontri dovrebbero essere diversi, Yuri. Penseranno tutti che cerchi di uccidermi. È incredibile, sei di nuovo riuscito a raggirare qualcuno con le tue idiozie. L'amore non è un raggiro. Questo non è amore. Io ho dato il mio sostegno là dove imperava il nulla. Dubito che tu, o l'idolo degli stolti, avreste fatto lo stesso. Ma in che modo posso convincere voi due ad amarmi? Dimmi cosa nascondi e te lo spiego subito. Il vecchio ospedale a nord di Astoria. Dovreste provare ad andare là. Se soltanto ne foste degni. Quindi hai sempre saputo chi era la fiamma? No! Lo sospettavo, ma non ero sicura finché non l'ho visto. Non sei degno del nuovo mondo! Come vi conoscete, voi due? Andava un altro gruppo quando ero in polizia. L'ho fermato, ma lui è scappato. E non hai ancora visto niente! La fiamma non è qui. Dobbiamo dargli la caccia. Prima dobbiamo liberare i prigionieri. L'ho sentito solo io? Oh, ciao! Come è andato il tuo incontro con la fiamma? Non l'ha apprezzato! Io no, invece! Saliamo di sopra. Altri seguaci dietro la porta di sopra. È l'unica via d'uscita. Aspetta qui, noi andiamo in avanscoperta. Pensi tu alla porta? Sì, dai. Quello là è Spider-Man. Ok, partiamo dall'inizio. Come fa a sapere chi sei? La mia voce. Quando gli davo la caccia con la polizia, si divertì. Ha scoperto chi ero per prendersi gioco di me. Sarà una grande prova. Che altro sai su di lui? Il suo gruppo precedente. Quando stavamo per catturarlo, ha detto loro che era arrivato il momento. Li ha uccisi tutti per non farli capire. Loro erano d'accordo. È un mostro. Non sei degno del nuovo Spider-Man. È la prima volta che lo vedi dal giorno della sua fuga. Gli ho dato la caccia per mesi, ma c'erano sempre altri casi a rallentarlo. Eppure sapevo che era vicino. E i seguaci della fiamma sono come il suo vecchio gruppo? Il vecchio gruppo era piccolo e cavo, mentre questa gente sono un'armata mossa dalla fiducia cieca. Riprenditi! La senti? Fatto, liberiamo queste persone. L'ospedale non è troppo distante. Sì, ma no. Yuri! È la trappola più ovvia che abbia mai visto! Io ho affrontato Trapster. Non possiamo aspettare. Tu non lo conosci. Ma so che finiremo ammazzati se ci lanciamo lì dentro a testa bassa. Ci serve un piano. Darò un'occhiata all'ospedale per valutare la situazione. Contento? Sì, diciamo di sì. Diciamo anche sempre meglio di niente.
Se non fossi un robot, saresti velenoso.